progetto si pone l'obiettivo di studiare che cosa accade degli apprendimenti degli studenti durante l'estate. C'è una letteratura molto ricca che ci dice che durante l'estate, cioè durante i periodi in cui la scuola è chiusa, gli apprendimenti degli studenti si fermano o in alcuni casi addirittura calano. Questo di per sé può non essere un problema, ma lo è nella misura in cui questi apprendimenti sembrano calare di più per i soggetti che appartengono a famiglie più svantaggiate, che hanno meno risorse educative da mettere a disposizione dei bambini e delle bambine quando la scuola è chiusa. Il progetto che noi valutiamo, Arcipelago Educativo, è un'iniziativa nazionale condotta da Save the Children Italia e Fondazione Agnelli, che aveva come obiettivo proprio quello di cercare, da un lato, di stimare qual è l'effettiva consistenza di queste perdite di apprendimento e, in secondo luogo, quello di sperimentare e valutare in modo sperimentale l'efficacia di un intervento innovativo di contrasto alle perdite degli apprendimenti estivi. In estrema sintesi, i risultati della nostra valutazione portano a sottolineare tre elementi. In primo luogo, esiste davvero il Summer Learning Loss anche in Italia. Si riscontra in effetti nel gruppo di studenti che hanno partecipato allo studio ma non hanno partecipato alle attività di Arcipelago Educativo una consistente perdita di apprendimenti, in particolare nell'area matematica. È interessante, ed è il secondo punto, che questa perdita non si rileva anche nel gruppo di trattamento, cioè nel gruppo di soggetti che hanno partecipato alle iniziative di Arcipelago Educativo. Arcipelago Educativo è stato in grado di creare un ambiente sicuro, un ambiente all'interno del quale i partecipanti si sentivano liberi di esprimersi senza la paura di sbagliare. In secondo luogo, dalle storie emerge come grazie alle tante attività di gruppo svolte all'interno di Arcipelago vi sia un rafforzamento delle loro doti socio-relazionali. Cito la storia di un bambino che per esempio ci dice: durante Arcipelago ho scoperto che anche io posso avere degli amici. Per riassumere, non vi è solo un miglioramento dal punto di vista delle materie scolastiche, ma anche dal punto di vista caratteriale, quindi delle competenze non cognitive dei bambini e delle bambine.